Benissimo, buonasera a tutti. Il mio primo compito è darvi il benvenuto qui a nome di Aggiornamenti Sociali e della Fondazione Culturale San Fedele e delle Edizioni Dioniane di Bologna per presentare l'ultima fatica editoriale di Luigino Brumi. Non so quale sia il numero dopo il quale un evento diventa seriale. Come chi? Esatto, ma certamente con i libri di Luigino presentati in questa sala l'abbiamo ampiamente superato, perché ormai è un piacevole appuntamento ricorrente, di cui ringrazio Luigino di continuare a voler venire, anche perché sono sempre occasioni stimolanti, più che la ordinaria presentazione di libri. Soprattutto perché poi Luigino ha la capacità e l'interesse di invitare non qualcuno che batta le mani l'autore, ma qualcuno che abbia qualcosa da dire, come sono anche ovviamente gli ospiti di questa sera. E qui c'è, si ripete anche qui ciclicamente come tutte le volte, quello che è il mio imbarazzo personale di essere il più sconosciuto al tavolo, che dovrebbe in teoria presentare quelli famosi, e capite bene che non ci provo neanche, perché bastano i nomi dei nostri due a presentarli, e certamente avrebbe poco senso che lo faccio io. Provo a buttare lì invece, come? Cosa devi dirci? Qualcosa di chi? Di loro due? La mia introduzione, certo, io comincerò, poi mi riservo di farti una domanda più da economista dopo aver fatto parlare loro due, ma adesso per presentare il libro e quello che mi piacerebbe potrebbe essere il tema di questa sera. Le presentazioni dei libri di Luigino non sono mai la presentazione del libro, ma sono un dialogo sui temi che a partire dal libro vengono fuori, è questo che le rende un pochino diverse dal solito. E comincio con una citazione di pagina 8, dove Luigino scrive che il libro di Giobbe è un monumento dell'etica e della religiosità universale. E credo che questo, l'hai scritto tu, questo rende ragione dei due invitati a presentarlo, perché abbiamo esattamente due esponenti che possono adeguatamente trattare di etica, docente di filosofia morale, e di religiosità. E questo credo che spieghi anche un pochino come possiamo affrontare questa serata. Spero che i nostri due relatori siano venuti qui ben decisi a redarguire l'impertinente che invade il campo altrui. Penso che Luigino è un economista e si mette a parlare di etica e religiosità. E al di là della battuta, la sfida credo che sia di cogliere questa opportunità di un economista che si misura con la Bibbia e con un libro della Bibbia come quello di Giobbe, per provare a fare un esercizio di quello a cui ci invita Papa Francesco, che è assumere una logica e uno sguardo poliedrico. Tutti i temi, tutti i problemi, tutte le questioni, ci insegna il Papa, hanno bisogno di essere affrontate da una pluralità di punti di vista. Non esistono domini riservati, e l'incrocio di sguardi è quello che ci permette di assumere quell'ottica integrale che è quella che sta al centro della Laudato Si. Allora io credo che possiamo essere grati a Luigino di darci questa opportunità attraverso questo libro, e quindi chiediamo a due persone che sono esponenti di uno sguardo specifico di reagire a che cosa hanno percepito, sentito quando il loro campo viene guardato da qualcuno che lo guarda anche da un'altra prospettiva. Poi nessuno si esaurisce in un unico punto di vista, tutti noi ne abbiamo una pluralità, ma in qualche modo l'esercizio interessante potrebbe essere questo. E facciamo parlare per primo Romano Madera, docente di filosofia morale e pratiche filosofiche. Grazie. E anche psicologo. Questo è un decisione. Thank you.
ma non so, il mio punto di vista è un po' più ristretto che non quello della filosofia morale, forse quello della pratica filosofica, forse un po' quello della psicanalisi degli indiani, forse e soprattutto al mio, mi dispiace per loro, quindi è ristrettissimo. È ristrettissimo, però nello stesso tempo, essendo appunto ristrettissimo, è ampio. Perché? Perché io ho letto questo libro e penso che Luigino l'abbia scritto per questo, perché non parla di specialisti. Questo non vuol dire che sia un libro ingenuo, tutt'altro, né dal punto di vista storico-critico, non è certamente un libro dell'indirizzo storico-critico della lettura della Bibbia, però si notano almeno uno sguardo un po' così sapente che ogni tanto c'è il cito, dice questa parte è stata aggiunta, eccetera, cioè non è uno sguardo ingenuo, ma nello stesso tempo, ma non è neanche uno sguardo di tipo lettura spirituale della Bibbia, ci sono cose eccellenti naturalmente su questo piano qua, no? Tra l'altro, figurarsi, uno dei miei più cari amici e maestri da questo punto di vista, scrivo proprio dei libretti, una lettura spirituale della Bibbia, Pino Stancari, ma salvo questi, poi dopo c'è una salvo i maestri, poi dopo c'è una letteratura, insomma, un po' così anche sulle letture spirituali, no? Allora, non è questo, è una grande freschezza. È una grande freschezza, che cosa vuol dire? Vuol dire che ci interroga in quanto persone e persone abitanti di questo tempo e di questo spazio, cioè abitanti del, insomma, del nostro mondo, abitanti del mondo in un momento particolare, quindi c'è tutta la questione della meritocrazia, quindi dello sviluppo del capitalismo contemporaneo, eccetera, eccetera, no? Però insieme a questo, appunto, parla innanzitutto all'umano, e vorrei cominciare dicendo qualcosa partendo invece questa volta proprio dalla fine, dal finale del libro. C'era una volta un uomo di nome Giobbe, il Dio che Giobbe cercava, sperava, amava, però non è arrivato. Gli innocenti continuano a morire, i bambini a soffrire, il dolore dei poveri a essere quello più grande che la terra conosca. Giobbe ci ha insegnato che se c'è un Dio della vita, deve essere il Dio del non ancora, e che quindi può venire in qualsiasi momento, quando meno ce lo aspettiamo, lasciandoci senza fiato. Vieni. Dove, è chiaro, come sentite, c'è l'afflato di un appassionato di questo Dio, di questo libro, ma nello stesso tempo un appassionato che non fa sconti facili e che prende sul serio questo testo. Prende sul serio, questo è importante, anche senza fare il passaggio magari essenziale, magari inutile, eccetera, dire queste sono le domande di Giobbe, ecco la risposta. Qui per esempio invece Gesù di Nazareth passa nel quasi non detto, è presa la domanda per quello che è, e perché quella domanda per quello che è esattamente come il Dio che non ancora ci interroga profondamente. E qua si ci interroga non i professori di filosofia morale, chi se ne importa, diciamo, no, ma interroga ciascuno nel punto dolente, problematico di ogni scelta di vita, di ogni etica collettiva e individuale. Il problema del male. Il problema del male tira, come dire, il tappeto da sotto i piedi a ogni tipo di giustificazione. Tanto più, però, questo testo, esposto sul non ancora, ci dice qualcosa di fondamentale circa il problema del male e del bene, del modo con il quale noi, non noi, nella nostra intimità e basta, ma la nostra intimità è affetta non soltanto dal conscio collettivo, dalla mentalità collettiva, non soltanto dai valori, ma dai meccanismi che sono ancora
più solidi, più importanti, perché sono portanti, non perché sono più importanti dei valori, ma perché sono portanti degli stessi valori, e cioè l'etica della retribuzione. Questo è il centro della questione. Il male, etica della retribuzione. Chi fa bene avrà bene, chi fa male avrà male. No. Il libro di Giobbe è innanzitutto questo. No, non è vero. E Giobbe, adesso non sto qui a dire la ricostruzione che fa Luigino, eccetera, dice esattamente questo. Porta i fatti di fronte a questi amici abili, intelligenti, pigli, a loro modo, teologi del loro tempo, ma teologi anche del nostro tempo, perché il nostro è anche un tempo che ha una teologia che è diventata implicita, no, al modello della secolarizzazione, e è diventata senza teologia la stessa cosa con i risultati. Quindi il problema della meritocrazia è il problema, almeno nell'ideologia della meritocrazia, è il problema della retribuzione. C'è una, quindi, una insostenibilità di questa tesi. L'insostenibilità è data dall'analisi della situazione. L'analisi della situazione qua non si fa, si dà ovviamente per scontata. Perché? Perché bastano gli effetti. Poi se uno è un economista, un sociologo, si studia, va bene. Troverà quali sono o non troverà. Comunque quali sono delle possibili ricostruzioni ipotetiche di questo punto. Ma il fatto di viverlo, beh, ci si può soltanto esibire in una pratica di negazione e denegazione. Qui faccio un po' il linguaggio qua è psicoanalitico, no? Ma si sa, anche questo è una cosa comune. Noi di fronte al male abbiamo anche alcuni di noi, molti di noi hanno una tendenza a negarlo o in una forma più aggirando questo tema, invece di negarlo direttamente lo negano attraverso la giustificazione. È questo che fanno gli amici di Giobbe. Sappiamo comunque anche noi, no? Che non è addirittura in forma neanche patologica, in forma del tutto normale. Per esempio, prendiamo i figli con i genitori anziani. Quanto tempo ci impiegano a dichiararsi che effettivamente stanno perdendo i colpi, che stanno diventando malati, no? Questo soprattutto nelle forme iniziali della demenza senile, ma anche in altre malattie, no? La negazione. Oppure un altro tipo di negazione, che è di nuovo una retribuzione, non c'è la meritocrazia solo in economia, c'è anche nella psiche, è anche molto di moda, e passa attraverso delle mode intelligenti, esattamente come fanno gli amici di Giobbe. Per esempio la moda intelligente, fino a un certo punto, dopo diventa negazione e denegazione, dell'idea che tutto è psichico. Lo dico io, faccio un analista, tutto è psichico, quindi, però sotterraneamente, in qualche modo è colpa tua. Io mi ricordo una persona che è venuta da me, poi dopo è ritornata, quando ormai era, insomma, a un certo punto era venuto il cancro, le cure non hanno fatto niente, quindi abbiamo fatto un percorso di accompagnamento alla morte certa. E mi ricordo l'incredibile fatica che questa persona intelligente, sensibile, colta, ha fatto ad accettare la questione che se le cure non funzionavano non era colpa sua. Perché sotterraneamente, anche in certa medicina, ma c'è qualcosa che la blocca, no? C'è il blocco psichico che impedisce, follia pure, che impedisce alla medicina di curarla. Allora, forma della retribuzione anche lì. Cioè, quello che voglio dire è, questa forma della retribuzione ci insegue dappertutto. Non hai lavoro, stai male, eccetera. Deve essere colpa tua. Sei tu che non hai fatto qualcosa di giusto.
per impedirti tutto ciò. Guardate, non è una sciocchezza, perché è il tentativo di dare una risposta al male. E in fin dei conti un tentativo sensato, no? Perché in qualche modo esibisce una certa forza, una certa speranza. Ahimè, è però, appunto, va contro la dura roccia dei fatti. E Giove ce la ripresenta. Certo, qui è fortissima quindi la critica dei cosiddetti amici di Giove, e che sono i difensori di Dio. Questa è l'altra parte, appunto, forte, no? Del testo. Chi vuole difendere Dio? Ma chi vuole difendere Dio è forse il più lontano di tutti da Dio. Non perché Dio non abbia bisogno di essere difeso, ma perché difenderlo in questo modo vuol dire farne una sorta di gigantesco aguzzino. La metafisica dell'aguzzino. Se è vero, come diceva qualche parroco tanto tempo fa, che non si muove foglia che Dio non voglia, beh, allora Dio è un'aguzzino, un criminale. Allora, qui c'è il punto che, però, giustamente, Giobbe non dice di essere completamente innocente. Qui c'è un passo molto importante. In effetti, come potrebbe qualcuno proclamarsi innocente? Anche questa sarebbe una follia, no? Il problema è, non è l'innocenza e dunque, ma, e qua si dicono cose veramente importanti, non ci sono parole umane escluse dalla salvezza, e anche il peccato stesso non toglie l'innocenza, perché ci dice una cosa profonda, ci dice l'innocenza non sta nel non peccare, che è possibile, no? Non peccare, non mancare, l'origine ebraica delle parole, hata, avon, cioè sbagliare strada, sbagliare il bersaglio, questo vuol dire peccare, vuol dire non trovare immediatamente il senso, l'orientamento giusto. E chi lo trova immediatamente? Cioè, dovrà trovare a un certo punto o per certi momenti, no? Qui si dice qual è il punto. Il punto è la verità di Giobbe, e la verità è la verità su di sé e la verità sulla vita, più o meno testuale, citazioni. Ma mi hanno detto che abbiamo 20 minuti per ciascuno, quindi devo stringere. E allora questa possibilità ci fa vedere che c'è una figura di Dio che comincia a emergere qua, nonostante tutto, che ha una certa fragilità interna. L'operazione etica compiuta da Giobbe, di portata rivoluzionaria, è consistita allora nel dimostrare l'innocenza della vittima del male, una rivoluzione di cui noi dottori moderni abbiamo perso il significato più profondo, perché le nostre fedi e le nostre non fedi sono troppo diverse e lontane. Solo la scoperta di un Dio, questo è tutto un tema a proposito del capro espiatorio, è un tema gigantesco del nostro quotidiano, no? Qual è il nostro metodo per capire il mondo? Cercare i capri espiatori ancora oggi. Non vuol dire che sono tutti buoni, naturalmente. Vuol dire che ci sono incredibili, tremendi criminali. Su questo non c'è dubbio. Ma il problema è, ma sono loro i colpevoli del loro stesso male o no? Questo è il punto, no? Anche questo è piuttosto banale. Ci si può giustamente indignare contro l'ISIS, ma si dovrebbe pensare che questo male ha una scaturigine di almeno 100 anni di storia. E che dentro questo male sono implicate le nostre storie democratiche, progressive, eccetera, eccetera, no? Colonialiste, postcolonialiste, neocolonialiste.
fattore di disperazione. Chi semina vento raccoglie tempesta. Allora questo è il problema del capo espiatorio, non che non bisogna lottare, non che non bisogna mettere in galera, non che, no, il problema del capo espiatorio è capire che il capo espiatorio, anche quando è colpevole, è semplicemente l'emersione di qualcosa, una superficie di un'onda immensamente più grande, nella quale siamo in qualche misura, magari minima, coinvolti. Solo la scoperta di un Dio fragile avrebbe potuto salvare la sua innocenza insieme alla sua fede in un Dio innocente. Soltanto un Dio che diventa anche lui vittima del male del mondo poteva affermare la propria giustizia e quella dei poveri giusti. Questo è chiaro, invece, che è in qualche modo un'allusione alla figura cristica. Bene, questo comporta anche un'altra cosa però, che, e questa è un'altra operazione importante, cioè noi tendiamo a leggere nel testo Dio è Dio, Giove è Giove, no? È ovvio. Quindi il Dio della Bibbia sarebbe quello che la Bibbia chiama Dio. No. Ma forse qua c'è veramente, qui invece c'è un difetto di metodo. Io mi ho portato dietro un po' di citazioni, facciamo in tempo, di questo grandioso critico letterario che è nostro Fry, a proposito anche del testo biblico, ha scritto un grandioso libro, un grande codice, tra l'altro Fry era un pastore protestante, questo ci dice tante cose su quello che... E dove la sostanza qual è? La sostanza è che è il contesto nel quale una lettera o un nome appare, che dice la sua verità, dentro quel testo. E quindi se noi diciamo che la Bibbia è parola di Dio, vuol dire che ogni parola del testo è parola di Dio. Quindi in qualche modo che Giobbe è una figura di Dio. E che quella dialettica è una dialettica che è anche interna al Dio del quale noi vogliamo sentire parlare. E questo vuol dire, come ci dice a pagina 10, a pagina 125, pagina 10, pagina 25, questo è importantissimo, perché adesso vi leggo questo, poi smetto, non prendo troppo tempo. Le risposte di questo Dio, però dire un'altra cosa ancora, poi lo chiudo. Le risposte di questo Dio non riescono a eguagliare le domande di Giobbe, che qua la cosa è molto seria, no? Perché l'impressione di un lettore decoroso è che Giobbe è straordinariamente più elevato moralmente di Dio. È lui che ha una differenziazione tra bene e male assolutamente più delicata e più profonda. Questo Dio, anche quando finisce, finisce in un brutto modo, finisce con una insensibilità che noi possiamo soltanto, credo, riferire anche al tempo, naturalmente, no? E cioè l'insensibilità per l'individualità. La retribuzione che Dio poi dà, qui ci sono altre pagine molto interessanti da cui Bruni ci fa vedere che Giobbe stesso, essendo contro la retribuzione, però in fondo si aggira dentro questo, alla fine, si aggira dentro questo mondo. Ma alla fine Dio gli dice, tu hai perso figli, beh, te ne do degli altri. Come se fosse tutto uguale. Cioè io ho perso un figlio, ce ne ho due uguali. No, ma questo non c'è niente da di cui scandalizzarsi. Questa è la mentalità dell'epoca, ma fino a pochissimo tempo fa, se leggete il diario della moglie di Tolstoi, Sonia, voi vedete certo quanto dolore c'è, ma quanta attitudine, era un'abitudine di tutti quanti, no? I bambini morivano come mosche. E anche spesso le donne, e quindi c'era
tutta un'altra sensibilità rispetto all'individuo che muore. Ci vogliono secoli perché questo, nonostante questo, è la sensibilità di Giove di fronte alla esposizione della potenza. Dio gli risponde soltanto con l'esposizione della potenza, non con la giustizia, con la bontà, ma con la forza. Ma, e sta qui il mistero straordinario della Bibbia, anche le parole di Giove sono parole di Dio, perché incastonate dentro l'unica scrittura. Vi dicevo che l'operazione che fa Luigino, conoscendo bene la letteratura critica, eccetera, è quella di non citare nessun testo. Se voi andate in bibliografia, la bibliografia è straordinaria, perché non c'è neanche un testo, vabbè, c'è la traduzione di Cero Reti del libro di Giove, ma insomma, certamente oppure c'è il commento di Quinzio, ma credo che le abbia scelte Turoldo, le abbia scelte per l'intensità spirituale, ma anche per l'intensità del dettato letterario. Ma in realtà non c'è una bibliografia dei commenti a Giove, non c'è neanche Ravasi. No, lo dico seriamente, Ravasi ha scritto un libro tutto così, cioè una roba seria, conosce 17 lingue, anche quelle antiche, è un libro straordinario, ma appunto non si va in questa direzione. Non cita neanche il mio amato Jung, che ma questo anche qui ha ragione, perché è una cosa specialistica in qualche modo. Questo libro vuole mantenere questa freschezza di cui parlavo prima, che ha questo test del 1952 che per certi versi ha grandi assonanze con quanto abbiamo detto fino adesso, perché Jung sostiene appunto che Giobbe rappresenta nella Bibbia un salto morale, un salto morale, un salto verso l'individualità, e quindi rappresenta una dialettica interna a questo Dio, che forse però poi a un certo punto anche in un'intervista dice: sì, questo Dio sembra indifferenziato circa il bene e il male, soltanto potente, e quindi è in larga parte inconscio. Chi gli fa da coscienza e comincia a interrogare è Giove. Poi Jung pensa anche che in realtà è inevitabile la soluzione cristiana, perché in qualche modo soltanto appunto un Dio sofferente che muore, eccetera, può rispondere alla domanda di Giove, quindi è questo tipo di dialettica che viene messa in moto, no? Però ci sono anche altri punti, naturalmente, in cui riporta la questione come inizia, no? Chi ha letto Giove sa che all'inizio Satana sta nella corte di Dio, e Dio fa una specie di confronto, di scommessa addirittura con Satana, e lascia che provino il suo servo Giove. Da qui Jung tira fuori, come dire, e secondo lui è qui evidente che c'è una mano sinistra di Dio, un'ombra tremenda, e che quindi che noi non possiamo dire semplicemente Dio soltanto buono, ma e che c'è tutto un tema di difficile differenziazione, e per questo forse questa qualche modo confusione anche degli opposti, delle due mani, ogni tanto, noi possiamo parlare di una trascendenza che è al di là di noi, anche se poi la soluzione è un'altra. Alla fine, questo è ovviamente, veramente adesso fino a perché ho preso troppo tempo, ci sono due questioni che si sollevano, no? Una è una questione ovvia, tutto questo grande problema, almeno dal punto di vista logico, filosofico, direi forse teologico, e tutto il problema della teodicea nasce da un'idea di creazione e da un'interpretazione, Freire avrebbe detto, drammaticamente letterale, nonostante tutto, del tema della creazione, perché è evidente che se la creazione viene
presa e si comincia a discutere con i fisici sul Big Bang, beh, secondo me è una lettura molto letterale. Vi citerò solo frae per finire l'inizio del suo saggio sulla creazione. Il titolo di questo saggio, l'approccio mitico alla creazione, è un po' fuorviante. La creazione è un mito e non vi sono approcci mitici ad essa, perché non ve ne sono di non mitici. E allora il mito cosa dice? Il mito racconta ciò che non c'è, una verità profondissima, ma che non è la verità della corrispondenza. Noi oggi siamo venuti in Piazza San Fedele a sentire tre tizi che parlavano. Questa è la verità della corrispondenza, è vero, no? E che cosa c'è di vero in questo racconto? Assolutamente niente. Niente, non è la verità della corrispondenza. Se invece qualcuno raccontasse che cosa Giobbe dice, come Bruni l'ha interrogato, in una specie di raccontino, avrebbe detto la verità della giornata. Sono due tipi di verità. Il mito racconta in questo senso ciò che è necessario a una certa comunità umana per vivere. E quindi, sostanzialmente, e questo credo è la questione per cui interroga me come interroga tutti, qual è il senso del bene, del male, eccetera, come dire, per poter sopportare e benedire la vita? Questo è il problema. Non se qualcuno ha fatto il Big Bang o non il Big Bang, da dove deriva, no. Ma qual è il senso per sopportare e benedire la vita? Allora forse anche il mito della creazione ha un senso diverso. Grazie mille e passiamo immediatamente la parola a Enzo Bianchi, a cui chiediamo come se la cava Luigino con la Bibbia. Sì, una domanda troppo severa. Ma io faccio innanzitutto una precisazione che sento doverosa. Io non vado mai alle presentazioni dei libri, credo che in tutta la mia vita le ho fatte con questa frase e non mi vedrete mai più. No, è vero, lo sanno tutti, non vado, non le faccio, anche amici amicissimi, ma sono venuto per dare un segno di amicizia a Luigi Donfrumi. Questo dico l'unica ragione per cui sono qui. Il suo libro, che ho letto e ho anche meditato, certamente pone a me che sono biblista molti problemi. E cercherò di dire prima ciò che pone il libro di Giobbe, poi eventualmente faccio delle domande a lui. La prima cosa, il libro di Giobbe è il frutto di un pensiero sapiente in un mondo incantato che non esiste più. È un libro che non potrebbe essere generato oggi da nessun credente e da nessuno che pensa oggi, pur con la fede o ebraica o cristiana. È il libro che si pone in un momento preciso di crisi in cui va in frantumi il mondo religioso della retribuzione. E questo Luigino l'ha capito benissimo, e direi che l'ossatura, la spina dorsale del suo libro. E tuttavia il libro di Giobbe è un libro che pone certamente molti problemi, va decodificato, ed è significativo che un biblista come me non l'ha mai commentato, non lo commenterò mai e morirò senza aver fatto un commento a Giobbe né un corso biblico su di lui. C'è qualcuno qui che sa che credo è difficile trovare un libro biblico che io non abbia commentato in un corso. Giobbe lo farò mai. Perché? Non vuole essere provocatorio, vuole essere reale, altrimenti sarei venuto qui solo per battere le ali. Perché un Dio, come lo racconta il testo, il quale a un certo punto è invitato dal demonio a fare il Dio spione,
e sta a questa logica del demonio. Di conseguenza manda su di Giobbe i mali. Poi Giobbe come vittima grida, urla, protesta. Ci sono delle pagine sue che mostrano bene, oserei dire, come Giobbe è capace della riva ebraica, contestazione di Dio. Dio che gli parla, come faceva notare Bandera, nella potenza. Ti sento. Ho un Dio che sfoggia costantemente l'onnipotenza. C'eri tu, c'eri tu, c'eri tu. E poi alla fin fine resta l'enigma. Resta l'enigma perché Dio ridà di nuovo a Giobbe quello che gli mancava prima, col che noi ci diciamo bene il lettore che cosa significa. Significa che Giobbe certamente non va letto come un peccatore che è stato da Dio castigato. Però se comunque l'ha provato, poi a un certo punto gli ridà la fine. Questo è il Dio di un mondo incantato che non esiste più per dei cristiani maturi. Esiste ancora nella religione, ma non può esistere nella fede cristiana. Guai se ci avessimo ancora un Dio come quello di Giobbe, perché un Dio dal volto perverso, che prova. Allora vedete, all'interno del libro, voi sapete che le posizioni, poi Luigino le ha dette in maniera più chiara di molti esegeti. Va detto, se pigliate un commento degli esegeti faccio più fatica a capirlo. Prima cosa, certamente domina un Dio che retribuisce, un Dio il quale segue le linee della meritocrazia, certamente non è il Dio che appare da Giobbe. Poi Luigino è un economista, per cui soprattutto la meritocrazia la fa vedere e la risolve in termini estremamente economici. Parla del capitalismo come quello che dà il merito. Però la religione è il primo meccanismo bastardo che fa sì che il merito ci sia. È tutto il meccanismo della religione. Io prego Dio perché mi dia. Io faccio un sacrificio a Dio perché mi ricambi. Questa è la religione, è ciò che Gesù Cristo ha cercato assolutamente di distruggere. Mentre in Giobbe c'è ancora tutto, anche se c'è, no, non è così, non è la retribuzione. Seconda cosa, a un certo punto lui dice nel suo libro, commenta uno dei passi che mi hanno sempre intrigato di più. Voi sapete che Giobbe dice a un certo punto, non uso i termini precisi, ma soprattutto perché non lo leggo mai nella tradizione della CEI, ma lo leggo sempre in ebraico, Giobbe dice, con te Dio intanto è inutile. È inutile che stiamo lì a parlare, non ci intendiamo. Occorrerebbe un arbitro che metta una mano su di te e una mano su di me. Lui risolve dicendo che il lettore è questo arbitro. Io risolverei che questo arbitro è stato Gesù Cristo, l'unico mediatore che ha messo una mano su Dio e su noi e ha tentato di risolvere ciò che resta un enigma e che non è anche un mistero. Perché il problema di Giobbe qual è, secondo me, davvero terribile? È che c'è il male. E il male è una realtà di cui facciamo l'esperienza, ma non ce la manda Dio. E noi possiamo dire teologicamente con la dottrina cattolica che ce lo manda il demonio, ma questo non ha mai convinto nessuno. Resta l'enigma. Un demonum è l'enigma che il cristianesimo ha mai risolto, mai e poi mai. Se voi volete andare a cercare in certe visioni devozionali la caduta degli angeli, ma questo la Chiesa non ci ha mai chiesto di credere a queste cose. Il problema è che non sappiamo da dove venga fuori il male. La Bibbia dice Dio non l'ha voluto, Dio non l'ha creato. Come l'uomo si mette ad agire nella libertà,
trova nel serpente, figura mitica, il male che è dentro di lui. Poi attenzione, il serpente non è esterno, ciò che del serpente si vuol dire è la sinuosità che un serpente vi arriva addosso senza che ve ne accorgiate. E il male c'è, e significa poi morte, significa dolore, significa sofferenza. E all'interno del male, dov'è Dio? Dov'è Dio? Anche questa per me è una domanda stupida. Il commento di Elie Wiesel, secondo me, è stupido. È un commento sfiante. Farsi la domanda dov'è Dio è veramente un'imbecillità. La vera domanda che ci dobbiamo fare è dove l'uomo? Perché il problema è che Dio, ammesso che ci sia, attenzione, io di Dio parlo poco e dico che è una parola ambigua per noi cristiani, che meno usiamo Dio meglio è. Chi mi conosce lo sa. Ma se Dio eventualmente c'è, certamente lui non mi manda il male, né me lo toglie. Io semplicemente devo fare la mia vita all'interno di questa realtà della creazione in cui io, in me, gioca il caso e la necessità. Gioca il caso e la necessità. Quella che sembra essere stata, quando ero giovane all'università, vi arrivavo nel 65-64, non ricordo più, il titolo del libro, vi ricordate, del biologo svizzero, Il caso e la necessità, che sembrava foriero di tanto ateismo, in realtà dice una verità. È la religione che stravolge. Vi faccio un caso. Nel Vangelo, provate a dirvi, prima Magara l'ha detto in un termine di un poco diverso, non si muove foglia che Dio non voglia. Ma se io vi dico, ditemi quel che ha detto Gesù, voi mi direte, ah, non cade un uccello se non vuole Dio, vero? No, in greco è, non cade un uccello senza Dio. Non che Dio voglia o che non voglia. Quando cade, cade Dio anche con lui. Dio accompagna nella caduta, Dio accompagna nel dolore, non lo manda, non lo toglie. Questo è il mistero del Dio della Bibbia e del Dio cristiano. Certamente la cosa che più mette a fuoco Luigino è proprio questa della non stare nel gioco della religione del merito, della religione del contraccambio. E per me questo è il problema più grosso del cristianesimo. Io dico sempre che noi siamo ancora dei giudei, ma giudei dell'Antico Testamento, appena cristianizzati. Ma non siamo arrivati alle conseguenze cristiane. Pensate a questa formula straordinaria che amo, che vi dico sempre: le cristianismo è la religion de la sortie de la religion. Il cristianesimo è la religione che chiede di uscire dalla religione. Perché il cristianesimo è una fede che giudica ogni religione. Allora, il meccanismo che c'è in Giobbe o in me è quello classico della religione, seppur viene dato un colpo mortale che rinascerà a quella teologia precedente che se uno è buono Dio gli dà i beni. È la teologia di tutti i libri dell'Antico Testamento prima dei profeti, prima dell'esilio. Se uno è buono, beh, insomma, è del nostro patois. Avete mai sentito una mamma dire a un bambino: sta buono che il Signore ti protegge, sta buono che il Signore ti vuol bene? Sono idiozie che vengono dette da mamme con buona intenzione. Se fai il cattivo, guarda che Gesù non ti ama più. È il meccanismo perverso, per cui certamente il libro di Giobbe dà un colpo, come lo dà la profezia in Ezechiele, con la retribuzione, non più una retribuzione dai padri sui figli.
però attenzione, anche in questo, secondo me, c'è un altro passo da fare. È vero che questa retribuzione, e credo davvero che le pagine di Luigi Nolfi per chiarezza mostrano, ripeto, l'ossatura del messaggio che ne viene fuori da questo libro. Ma resta una verità più profonda che va decodificata, che comunque chi fa il male è retribuito dal male che fa. Non è retribuito da Dio, attenzione, ma il male che facciamo è mercede mortifera per noi. Chi di noi imbocca una strada del male non ha bisogno che Dio venga a castigarlo. Lui nella sua vita, già di qui, giorno per giorno, raccoglierà frutti di morte. E chi invece pratica il bene non è che Dio lo premia, ma giorno dopo giorno la sua vita diventerà sempre di più un cammino di umanizzazione, un'opera d'arte, una vita più sensata, più salvata. Ma Dio certamente non è quello che interviene in questa maniera. C'è, permettimi, io ho lasciato il libro in alto nella velocità, c'è la finale che ha citato già prima Madera, e che vi ha letto. Ma attenzione, c'è questa frase molto significativa. Ma forse c'è un altro messaggio nascosto dentro l'epilogo Donato. Non siamo noi gli scrittori del nostro finale, non siamo noi i creatori delle aurore dei tramonti più belli della nostra vita, perché se fossero nostre creature non ci sorprenderebbero, non sarebbero meravigliosi come il primo innamoramento o come l'ultimo sguardo della nostra sposa, come nei racconti più belli, dove la vera conclusione è quella non scritta e che ciascun lettore ha il diritto e il dovere di scriverla. Ecco, io credo che quando si legge Giobbe si può essere accompagnati in commenti di molti esegeti. In questo caso non è un commento esegetico, è un commento sapienziale, esistenziale, in cui ne viene fuori anche il bagaglio economico che ha Luigino, ma certamente alla fine del libro ci si domanda noi come ci mettiamo in rapporto con il Dio che non è il Dio di Giobbe, ma è pure il Dio che ognuno di noi sente. E lì la grande domanda: ma Gesù Cristo è diventato davvero per noi cristiani l'esegesato di Dio, colui che l'ha raccontato, o in realtà noi continuiamo ad avere Dio al centro e a fin fine Gesù Cristo non è così determinante nell'immagine di Dio che noi abbiamo? Questa è la domanda seria. Certamente il libro di Giobbe, secondo me, è un libro che va decodificato e che oggi chiede davvero una reinterpretazione completa anche del linguaggio, altrimenti cadremmo pur sempre in una specie di tranello e ci muoveremmo non davvero in quello che è il messaggio più profondo. Oserei dire no alla retribuzione, assolutamente, no a nessuna logica di reciprocità, nessuna logica religiosa noi offriamo a Dio. No, noi accogliamo i doni di Dio, abbiamo nulla da offrirgli e Dio non vuole nulla da noi. E infine, la cosa più straordinaria che io colgo in Giobbe, lui non lo dice con chiarezza perché è molto più timido di me, e che cosa ci dice Giobbe? Che la vocazione dell'uomo è vivere, è vivere, è la vita, tutto il resto viene dopo, e quando Dio gli restituisce tutto e lui vive di nuovo con la sua terra, i suoi animali, il suo orto e sua moglie, i suoi figli, questa è la vocazione che ci attende tutti. Le altre cose sono davvero tutte subordinate a quest'unica vocazione, alla vita che è rivolta a tutti gli uomini e non solo ai credenti.
Grazie, credo che la realtà dimostri la bontà dell'assunto di incrociare prospettive diverse. Credo che sia stato palese quanto ciascuno abbia letto lo stesso libro, ma ci abbia poi trovato delle sue risonanze. E in questo senso mi fa piacere provare a metterci anche la mia, per provare a sfidare Luigino magari nelle sue reazioni, a dirci anche qualcosa su una componente politica di questo libro che finora è rimasta, secondo me, un filo sotto traccia e che vorrei provare a tirar fuori. In questo senso, non so, quando ci siamo telefonati qualche anno fa e mi hai detto che stavi cominciando a prepararti ad affrontare Giobbe dopo aver fatto Genesi, Esodo, un po' mi sono chiesto: ma cosa c'entra col percorso di Luigino che ho seguito da tanto tempo? L'ho chiesto anch'io. Perché Genesi e Esodo ancora si capisce, beh, lì sì, c'è, ci sono tribù, ci sono commerci, ci sono baratti, scambi di cammelli e quanto costa, e contrattazioni, eccetera. C'è una società, ci sono pratiche quotidiane, c'è mercato, c'è... Giobbe è una storia così individuale che... Poi, sfogliando il libro, ho iniziato a capire dove si agganciava al filone, ed è quando all'inizio dici che Giobbe è un campione di gratuità, che è una tua parola chiave. Campione di gratuità perché la sfida di Giobbe è: si può amare Dio per nulla, cioè gratis, senza essere pagato. C'è spazio per qualcosa senza pagamento. E in fondo, allora, tutto il tema della retribuzione è in negativo la domanda se c'è spazio nel nostro mondo per qualcosa di gratuito. Perché se crediamo alla logica della retribuzione, non c'è spazio per niente di gratis. Questa mi sembra la domanda che ha una valenza profondamente politica, perché sappiamo quanto sia contestata la gratuità nelle nostre pratiche sociali, giuridiche e culturali, quanto forte siano le pressioni perché il terzo settore assuma le logiche del primo, cioè sbatta fuori la gratuità. Quanto profetico fosse il messaggio di Caritas in Veritate, che chiedeva esattamente di rimettere la gratuità non al fondo delle pratiche del mercato, ma dentro. E allora tutta l'esibizione di teologia della retribuzione, e forse qui veramente sfiderei Luigino a provarci, a rileggere tutte quelle argomentazioni mettendole insieme alle contestazioni alla gratuità che dominano la cultura contemporanea, perché hanno la stessa matrice. La gratuità è fuori dal nostro mondo, dalla nostra cultura, è una roba marginale, lo scrivi a pagina 39. Sono molti gli economisti, i filosofi e gli intellettuali che costruiscono teorie per legittimare la miseria del mondo. Esattamente, non c'è niente di gratuito. Che ci viene raccontata come conseguenza della pigrizia dei poveri e magari iscritta nei loro geni. Giobbe e le sue grandi richieste di spiegazioni, Giobbe il campione della gratuità, è emarginato, non ascoltato, ridicolizzato, come capita a tutti quelli che propongono la gratuità a partire dal Papa. Che sia Benedetto o che sia Francesco fa uguale, quando fa il discorso della gratuità immediatamente si alza qualcuno a ridicolizzarlo. E chi prova a difendere la verità dei poveri e le loro ragioni si trova circondato da mille amici di Giobbe
che lo condannano e lo sbeffeggiano. Già, perché Giobbe fa l'esperienza di diventare vittima della cultura dello scarto. Per usare un termine di Papa Francesco, infatti, dove finisce? In una discarica. Più cultura dello scarto, di farlo finire in una discarica, dove la trovate? È chiaro, il posto della gratuità, l'unico posto dove la gratuità ha cittadinanza è la periferia. Perché è il posto dove si radunano le vittime della cultura dello scarto che sono obbligate dalle circostanze a portare avanti una cultura diversa. Allora c'è un messaggio profondamente politico da questo punto di vista che si salda con tanti discorsi che il Papa ci sta facendo in questi anni, esattamente sul perché andare in periferia, non per fare un'elemosina di falsa gratuità, ma per imparare dove esiste qualcosa di diverso dalla cultura dello scarto che ammorba tutto il resto. Il problema, ed è la domanda che faccio a Luigino, è che lui giustamente fa notare come Giobbe finisce fuori dalle mura della città. Il letamaio, il mondezzaio di scarica è fuori. Ma lo spazio dell'economia politica e politica è dentro le mura, non fuori. Allora, c'è spazio per Giobbe, per i tanti Giobbe, per la proposta di Giobbe anche dentro le mura, o funziona solo in periferia? Dico qualcosa molto velocemente perché siamo dentro tematiche immense. Io davvero sono molto, molto colpito, anche commosso dalle cose che avete detto, dall'essere qui, da aver preso sul serio questo invito. Anche so i vostri impegni, appunto, padre Enzo tornava dalla Sardegna, si è fermato qui, torna a casa con la macchina, arriverà a Bose, sono dei segnali costosi di gratuità, vorrei dire di amicizia, di attenzione anche con il professor Madera, abbiamo il professore perché vanno sempre rispettati, insomma, i docenti, abbiamo condiviso tante cose in quest'ultimo periodo. E per me tornare anche qui a San Fedele, dove presentai i miei primi libri, forse il primo che ho presentato è stato il libro sulla reciprocità del 2006, quando ancora facevo l'economista, diciamo, prima di fare queste cose, faccio ancora, part time. Quindi sono tanti libri, abbiamo fatto un cammino insieme, poi ho letto del mercato, e il lavoro sulla l'altro libro, l'altra verità dell'economia, sì. Insomma, fino alla Bibbia. Quindi io non, cioè vorrei dire veramente grazie. Io mi sento sempre in difficoltà. Io quando cominciai questo, per rispondere anche alle domande specifiche, poi faccio un commento di qualche minuto, no? Per rispondere alla domanda che ha fatto Paolo prima, cioè come mai mi sono messo a fare queste cose, cioè a commentare prima Genesi, poi l'Esodo, poi Giobbe, poi dopo Giobbe ho fatto Coele, Isaia e ora Geremia. Ma io ho sentito quello che si chiamava una volta una spinta interiore. Cioè, io dopo anni che frequentavo la Bibbia, seguivo le cose di Enzo Bianchi, io sono stato sempre un curioso della Bibbia perché mi appassiona questo mondo antico, questo mondo biblico. A un certo punto sentivo tanta gente che commentava la Bibbia da altre prospettive, poeti, letterati, filosofi, anche atei, eccetera. Io un giorno ho detto, ma perché non un economista? Cioè perché qualcuno che si occupa di scienze sociali non può leggere la Bibbia e fare un incontro con la Bibbia? Però per tanti anni non l'ho fatto perché vedevo come veniva fatto da altra gente, che prendeva dei pezzettini di Bibbia, metteva delle scemenze infinite, senza studiare un minimo, cioè senza la fatica del lavoro sul minimo, no? Quindi per paura di essere annoverato tra, come diceva appunto prima anche
questo fatto dei commenti spirituali alla Bibbia, no? C'è ragione Romano Amadio a dire che ci sono tantissimi libri che io neanche leggo, perché sono sempre discorsi un po' così edificanti, in generale. Io non volevo fare questo, volevo fare una cosa più seria. Quindi ho ritardato finché un giorno ho sentito la spinta a cominciare. E dissi ad Avvenire, perché io queste cose le ho scritte su Avvenire, tanto che un giorno, non so in quale puntata di Giobbe, mi scrisse una signora, una poetessa laica, neanche cristiana, di Bologna, mi disse: ma Avvenire, legge quello che pubblica? Si rende conto che tu dici delle cose un po' forti sul piano della fede? Cioè, dico io, sì, è il direttore sicuramente che mette i titoli, quindi mi legge. Poi dissi al direttore Marco D'Arquino, dico: guarda, io voglio, sento questa spinta a commentare la Bibbia la domenica su Avvenire, però mi servono almeno 2 anni, perché voglio fare qualche libro, non posso fare così un inizio, perché è una cosa seria e impegnativa. Lui mi disse: benissimo, ci credo, cominciamo. E ho sentito proprio una spinta interiore. Perché? E qui insomma sarebbe il corso lungo. Cioè, io che vengo da una formazione anche molto legata al cristianesimo, evangelio, avevo 15 anni, diciamo, ho conosciuto il cristianesimo all'interno del movimento dei focolari, che è una comunità che voi conoscono, anzi che ero qui con gli amici, ad Ascoli di Piceno, nel mio paese di origine, eccetera. Ho conosciuto e sono cresciuto, ho fatto le mie scelte all'interno di un certo tipo di fede. E ad un certo punto della mia vita mi sono accorto che la fede era stata, diciamo, ricoperta da una ideologia del cristianesimo. Cioè c'era tanta ideologia su 2000 anni di cristianesimo e si perdeva di vista l'evento fondativo di questa storia. Perché se è vero che cioè il primo idolo può diventare Gesù, cioè noi siamo sempre contro gli idoli, cioè giusto, però c'è un'idolatria cristiana che senza accorgersi trasforma Gesù in idolo, e quindi i profeti oggi direbbero attenzione, io avevo questa esigenza di togliere, di tornare agli eventi fondativi della fede ebreo-cristiana, quindi cominciare con la Genesi, per capire che cos'è, cioè il principio. Un cammino personale e collettivo, perché se sono personale è il narcisismo, cioè personale e collettivo. Io ogni domenica la gente mi scrive, mi critica, mi incoraggia, cambio e imparo. Qui ho degli amici di Milano, del Pozzo della Baraggia, che hanno preso tutti i testi, li commentano, mi dicono, mi scrivono. Cioè è stato un cammino, davvero una sorta di viaggio al termine della notte. Cioè la notte in un tempo nostro, ecco, ora ho fatto anche Geremia, ho fatto, perché sono tempi molto simili ai nostri, dove un mondo sta finendo, come stava finendo quel mondo lì con l'esilio, cioè sta finendo un'idea di religione, un'idea di Dio, e bisogna inventarsi un'altra. E quindi io dico: cosa c'è di meglio che ricominciare dall'inizio? E io ho cominciato da alcuni libri che più mi parlavano, Genesi e Esodo, perché sono libri laici, sono libri universali, sono libri belli, sono libri poco religiosi e poco ideologici. E quindi mi appassionavano. Io ho paura di questa costruzione un po' appunto molto molto forte, molto bella, anzi mi ha fatto impressione quindi questo, se Dio c'è, facciamo questa libertà, è molto interessante. Questo cammino, vediamo dove va. Quindi ho scelto dei libri, vorrei dire laici, una parola forte, perché Giobbe non ci dovrebbe stare la Bibbia dentro la Bibbia. Non ci dovrebbe stare Giobbe dentro la Bibbia, perché è un libro, anzi, come ho scritto imparandolo da alcuni esegeti bravi, che Giobbe è stato emendato in alcuni passaggi quando bestemmiamo, cioè sì, ormai sappiamo che alcuni passaggi lo hanno alcuni, diciamo, copiatori, alcuni diciamo, scribi del Tempio hanno tolto alcuni passaggi troppo forti, perché Giobbe arriva non a maledire Dio, forse sfiora la maledizione, si vede alcuni passaggi, cose che non voleva fare. Quindi mi piaceva questa libertà di questi personaggi antichi, che poi Giobbe non è ebreo, quindi è un uomo, e che la Bibbia l'ha voluto inserire, una cosa meravigliosa. Secondo, mi piaceva molto questa, cioè c'era una favola di Giobbe, che c'era prima della Bibbia, che la Bibbia riprende e la fa diventare un capolavoro.
che è tutta la parte tra il prologo e l'epilogo, che sono i dialoghi. Perché il prologo e l'epilogo era una favola, c'era una volta un uomo di nome, come comincia anche il libro, un uomo di nome Giove, punto. E questo tema, io poi ho trovato subito, l'aggancio a due, giustamente, anzi, a due dei miei temi di questi anni, che torno qui da Sergio, con cui abbiamo lavorato insieme, Premoli, che anche lui si occupa di Bibbia da psicanalista. Cioè abbiamo il tema della gratuità, il tema del merito, che sono, se oggi, ad esempio, dopo un paio di anni che cominciavo a commentare il libro, tornassi sulla meritocrazia, dopo che ho studiato Isaia e che ho studiato Coelet, direi delle cose anche un po' più forti sulla meritocrazia. Perché il problema del merito, e della sono le, merito non è la meritocrazia, ma sono molto... sta diventando oggi la meritocrazia una legittimazione etica della diseguaglianza. Cioè noi abbiamo combattuto la diseguaglianza per secoli, abbiamo detto non vogliamo un mondo dove i servi siano insieme ai padroni, vogliamo un mondo di persone uguali dignità, abbiamo reso la scuola pubblica obbligatoria, abbiamo creato il welfare state, abbiamo voluto costruire un mondo dove la diseguaglianza era un male, non era un bene. Abbiamo combattuto il feudalesimo nella modernità. Bene, oggi, con la meritocrazia, sta tornando un neofeudalesimo che però ha una legittimazione etica che si chiama meritocrazia. Perché la meritocrazia è esattamente questo. Cioè io interpreto i talenti come merito e non come dono. E quindi vuoi che meritore. E quindi costruisco un sistema dove non c'è più, dove la dimensione della gratuità intesa, come la intende quella scommessa tremenda fra il Satan e Dio, si togli i beni che ha, vedrai se lui ti benedice. Cioè si può essere giusti senza essere pagati, senza un incentivo, tema di incentivi. E questo è un tema decisivo del nostro tempo. Quindi mi sono appassionato e poi mi sono innamorato di Giove, mi è piaciuto tantissimo. Cioè, perché è una cosa che ho fatto, che probabilmente chi è esperto lo vede, io scoprivo i capitoli una alla volta. Cioè io avevo un'idea del libro, non è che prima l'ho studiato e poi ho scritto il libro. Io scrivevo ogni settimana un nuovo capitolo e non sapevo il successivo quale sarebbe stato. Quindi era una scoperta settimana per settimana che mi sorprendeva. Dico, oddio, questo che c'entra, il mallevatore. Scoprivo delle cose che non mi aspettavo, che sono sempre a volte un dettaglio, la preghiera della terra di Giobbe, quando dice terra non assorbire il mio sangue, che tutti sappiano nel futuro che un giusto è stato schiantato da Dio, no? Quando Giobbe sperimenta, quando è con la faccia sulla terra, sperimenta una fraternità con i vermi, con la natura, questa fraternità che solo una vittima può sentire col mondo. Io mi sono occupato anche dopo un po' dell'economia delle piante, ho un po' studiato l'analogia fra piante ed economia. Quello che si capisce è che gli esseri umani spesso scoprono un rapporto con le piante quando rallentano, quando invecchiano, quando si ammalano, perché quando andiamo troppo veloci non riusciamo a capirle. Quindi Giobbe che rallenta, che tocca col volto la terra, sente una fraternità cosmica col creato. Queste cose mi hanno preso, mi hanno forse troppo, perché poi chi scrive deve anche vivere una castità, di non lasciarsi troppo prendere dalle emozioni. Ma sicuramente io ho fatto un cammino personale dentro questa meravigliosa storia. Allora, appunto, il Cristo dov'è? Io ho voluto leggere Giobbe senza, appunto, per quale motivo non ho citato e neanche studiato Jung? Perché a me già uno che dietro un libro risposta a Giobbe, no? Che già a me piacciono molto le domande, e che alla fine in qualche modo indica a modo suo, perché Jung è un genio, che Cristo è la risposta a Giobbe, io dico è troppo facile, innanzitutto per gli ebrei, io ebrei che devo rispettare questo libro come nasce prima, quindi non voglio rispondere con il crocifisso risorto a Giobbe, perché sarebbe una strategia che non mi piace. Quindi ovvio che io ho dentro la mia fede, insomma, come posso, e anche in evoluzione, ma non voglio dire, appunto, che Cristo risponde a Giobbe, perché Giobbe ha delle domande a cui non si risponde mai. Quando dico alla fine questa cosa, grazie che l'avete letta, il Dio di Giobbe non è ancora arrivato. Ma non perché non crediamo che sia arrivato Gesù, perché le sue domande sono ancora aperte, perché i bambini muoiono, cioè perché il giusto soffre. Questo è come molto bello, come ho detto. Queste domande sono domande aperte. Certo, noi abbiamo una lettura,
una lettura potente, che è quella del crocifisso, abbandonato e risorto. Però io ho voluto prendere Giobbe così com'era, cioè fare un incontro faccia a faccia con Giobbe. E l'ho incontrato, mi ha parlato, solo un dialogo. E ho cercato di raccontarlo come sono riuscito. Ma non mi sono impaurito, a questo punto fate domande molto... Cioè, diciamo, Giobbe è sconveniente. È un libro che ti costringe a riflettere su Dio. Infatti mi è piaciuto che i due signori che sono qui, che non conoscevo, mi hanno detto, beh certo, insomma, è un libro che manda un po' in crisi chi è abituato a una certa teologia, a una certa visione del libro di Giobbe, forse anche un bel mio libro. Però il primo della crisi sono stato io, perché non mi aspettavo un libro così libero. Come sono liberi, e sempre io che sto lavorando sull'Antico Testamento, sono molto appunto indignato con una certa visione, un certo cristianesimo che dice nel Vangelo c'è tutto, quindi l'Antico Testamento non serve. L'Antico Testamento, così detto, insomma, la Torah, i profeti, i libri, sono di una bellezza infinita, che non possiamo dire, io leggo Marco, che quindi mi basta Marco, Paolo, perché tutto il resto è incluso, altrimenti facciamo come quando fu bruciata la biblioteca di Alessandria d'Egitto, questa teoria, se ci sono cose contro il Corano sono dannosi, se ci sono cose, se sono coerenti con il Corano sono inutili, quindi si bruciano tutti i libri. Cioè, questo non facciamolo con i libri dell'Antico Testamento, sono libri meravigliosi, io mi sono veramente appassionato, come sono riuscito. Io non ho fatto un lavoro esegetico, però ho studiato a fare questo lavoro. Cioè io ho i miei 7-8 commentari a casa per ogni libro che commento, e prima di scrivere io mi leggo quello che hanno detto loro, per non fare, come io ho il mio mestiere, e quando qualcuno si occupa di economia e non la sa, me ne accorgo e rimango male, che fa... Cercando di non farlo con i biblisti, cioè è ovvio che non voglio fare il biblista, però non voglio fare errori evidentemente troppo gravi, cioè di ignorare ciò che non bisogna ignorare con un testo così complesso e così stratificato. Ma soprattutto, insomma, i libri si scrivono per avere delle persone brave che noi stimiamo, che ci possano dire qualcosa sul libro, come ho avuto questa sera, davvero tutti e tre. Che vi ringrazio con tutto il cuore, insomma, perché è un cammino. Io sto facendo Geremia ora, che è un altro libro pazzesco, cioè, meraviglioso. Come si fa a definire Geremia un pessimista? Cioè, non so, cioè, un pessimista, si lamenta, lamentazione, cioè, un libro di una bellezza infinita. Non so dove mi condurrà questo lavoro, forse un giorno arriverò al Nuovo Testamento, non lo so. Ho un po' di paura perché c'è troppa ideologia attorno a Gesù, quindi per arrivarci ci vuole molto lavoro. Perché l'abbiamo coperto di pietismo, di cioè quindi ritrovare quel Gesù di Nazareth richiede molta fatica, molto lavoro, molta competenza e forse anche una maturità umana che ancora magari non ho. Quindi per ora mi accontento, diciamo, del primo testamento cosiddetto, insomma, del... tu preferisci primo, antico, come lo chiami questa cosa qui? Il primo testamento. Lo chiami primo testamento, antico testamento? No, io amo antico, anzi sono molto severo su quelli che dicono primo testamento, secondo quello che ha chiesto anche il Pontificio Consiglio dell'Unità, perché gli ebrei non sono contenti che noi diciamo primo testamento, assolutamente. L'espressione Antico Testamento viene dal Nuovo Testamento, viene dalla lettera ai Corinti e viene da Ebrei e non c'è nessun disprezzo. Dice che quello c'è stato un patto. Nuovo Testamento, poi attenzione, in greco significa ultimo, significa nuovo rispetto. Quindi in realtà si dovrebbe capire che le alleanze e i testamenti sono stati molti. Perché l'alleanza eventualmente quella registrata, cioè quella con prima quella con Adamo, la vocazione alla vita, quella che vi dicevo che è la cosa più bella anche in Giobbe alla fine, vivere è la nostra vocazione più vera, vivere con pienezza ogni giorno, con gli affetti, le storie d'amore, poi mettete il lavoro, l'economia, tutto nella pienezza di vita. Poi c'è l'alleanza con Noè, poi c'è quella con Mosè, c'è quella con Davide, c'è quella fatta dopo l'esilio, c'è quella fatta in Gesù Cristo che è definitiva, ma ogni volta che un popolo, che una storia si apre alla fede, l'alleanza deve essere di nuovo celebrata. E io credo che se c'è un grande segno da capire di Papa Francesco, anche di novità,
e che lui vuole un'inculturazione del Vangelo in tutte le culture, in tutte le genti, che sia una nuova alleanza da capo e non la ripetizione di un'alleanza, quella avvenuta col mondo ellenico soltanto. Si ricomincia da capo, il Vangelo arriva, ricomincia, il cristianesimo ricomincia ogni giorno, ricomincia ogni giorno, non è qualcosa semplicemente che va avanti. E credo che questo sia molto importante. C'è una cosa nel tuo libro, perché tante cose non ho potuto dire, ma almeno due la voglio dire. Una, quando tu parli di questa apertura a cui lascia Giobbe, di un non detto, tu non usi l'espressione, ma che richiede che noi accediamo a questo non detto, a questa rilettura di Dio. Cioè anche Dio va riletto, Giobbe l'ha riletto rispetto a quello che stava nella tradizione dei patriarchi, Cristo l'ha riletto ancora, noi oggi dobbiamo rileggere l'immagine di Dio, non ci è mai stata data, perché possiamo esserne noi gli artefici, non nel senso dell'idolo, ma di un'immagine che forzatamente dobbiamo ricevere, ma che poi ognuno di noi, ogni cultura vive. Questo verso la fine del tuo libro, tu lo dici, è veramente molto importante. Ci sono alcune espressioni che ribadiscono Giobbe non è l'ultima parola, insomma, su Dio. Non è l'ultima parola. È il segno di un cammino anche molto contraddetto con cui l'uomo ha cercato Dio, e Giobbe ne è una testimonianza. Dio, grazie, grazie di questo. Posso ancora dire una chiave di lettura che per me è costante in tutte le cose che cerco di dire sulla Bibbia, che l'ho capita lavorandoci, che scrivono in pagina 34, che la nostra età fa un'enorme, a volte invincibile fatica a capire la Bibbia e le altre grandi parole del mondo, perché abbiamo perso contatto con la verità e fragilità delle nostre parole umane. In un mondo di chiacchiere, anche la parola biblica viene associata all'infinito nulla delle nostre parole tradite. E non capiamo più i poeti, che nella terra svuotata, che nella terra delle parole svuotate e usate senza gratuità, diventano nuovi Giobbe, torturati dagli amici e dall'ideologia economica che domina anche il nostro tempo. Si battono le mani contro di lui e si fischia di scherno su di lui. Dove regna il disprezzo per la verità della parola, prosperano i falsi poeti e i falsi profeti, che si impadroniscono delle parole a scopo di lucro e le fanno morire. Cioè, questo valore della parola in sé, la Bibbia te lo insegna, cioè che c'è una serietà della parola, che non sono le chiacchiere, le smentite, la posta verità. Questo per me è stata un'esperienza umana, non so, spirituale, che si fa prendendo sul serio. C'è un grande tema, Luigino, che non abbiamo toccato e che tu poni nel tuo libro, io non ho voluto neanche far riferimento, quando tu lo metti in bocca a uno dei tre teologi che contesta Giobbe, che il dolore non è né purificatore né qualcosa che ci aiuta. Il dolore e la sofferenza restano non sensati, non hanno senso, non hanno senso. Dobbiamo attraversarli, ma non ci danno nessun apporto maggiore di comunione con Dio. Questa è una delle teorie dei tre teologi, che dice tu, che era una delle teorie essenziali, che il dolore ti purifica e ti prepara. Io dico, quante volte l'abbiamo usato? Scusa, era o è? Si usa ancora. Perché io la sento ancora proporre. Questo però è un tema caro anche a Padre Enzo, no? Che ogni tanto lo sa, anche nei tuoi libri l'ha detto, no? Volevi aggiungere qualcosa? Ma visto che abbiamo riaperto il dialogo, poi magari diciamo. Scusa, voglio fare io il moderatore. Fai benissimo. Se no, io credo che se c'è anche qualcuno che magari vuole dire qualcosa, rapidamente una domanda, una riflessione, allarghiamo anche in questo senso. Vuol dire qualcosa di più su quello che ha detto, che il dolore non ha
senso. Anche perché glielo dica, se lo faccia dire da Luigino, non da me, perché secondo me è importante lui che ha detto Giobbe e che ha messo in evidenza come uno dei tre teologi il quale dice a Giobbe: ma coraggio, sai, il dolore fa bene, il dolore educa, il dolore purifica. Io dico sempre: il dolore e la sofferenza disumanizzano, e Dio non ci chiede di assolutamente di desiderare il dolore, né di volerlo, mi permetto di dirlo se la parola è troppo breve, neanche ci chiede di offrirlo a lui. Ci chiede di oltrepassarlo, di attraversarlo, cercando di continuare ad amare e cercando di accettare di essere amati. Niente di più. Il dolore sovente abbrutizza, disumanizza, fa del male. Dio non lo desidera il dolore come non desidera la morte. C'è nella nostra natura, e speriamo quando cadremo nelle braccia di Dio che risolveremo e capiremo perché tanto soffrire. Certamente noi credenti facciamo presto, ma tanti uomini si dicono, permettetemi di dirvela con Giobbe: non ho chiesto di venire al mondo, sono venuto e non mi hanno chiesto il permesso, faccio un duro mestiere di vivere, soffro come una bestia e me ne andrò appena la morte mi divora. Tutto questo ha senso? È una domanda di Giobbe, non è la mia. Ma io infatti ho cercato di, è ovvio che noi, perché cioè non ancora aggiunge niente, io cerco di dire qualcosa intorno alle pagine 106-107, quando appunto Eliù, questo quarto amico misterioso che secondo alcuni, non è sbagliando, dicono Eliù e Dio stesso, ad esempio ho sentito Amos Luzzatto che dice Eliù, oppure qualcun altro che dice Eliù spiega a Giobbe il senso di quello che sta vivendo, non credo. Eliù è la quarta ideologia del libro di Giobbe, perché come dire, quale Dio può associare la sua azione alla sofferenza dei bambini, l'annientamento dei poveri, l'urlo dei tanti giovani della storia? E chi lo fa, chi associa Dio a queste cose, costruisce religioni disumane e dei troppo piccoli per essere all'altezza della parte migliore di noi, che continua a patire quando incontra la sofferenza umana. A me è piaciuto sempre un'autrice molto citata, anche troppo forse, anche se immensa, che è Tillesum, questa giovane donna ebrea, che lei quando si trova alla fine della vita, nel campo di concentramento, dice una cosa che c'è cioè, dietro, certamente Giobbe, perché lei è... Quando lei dice, noi qui stiamo assistendo a uno spettacolo dove è difficile non perdere la fede. Come possiamo non perdere la fede? Dobbiamo perdonare Dio, che è una cosa di una intuizione finita. Cioè, per non perdere la fede dobbiamo perdonarlo, per quello che sta facendo, per quello che stiamo vedendo, no? Cioè, queste cose tu le puoi dire se hai, se almeno diciamo, tentato di fare i conti con il Dio non banale di Giobbe, quello che a un certo punto non so dove lo dico, che il Dio di Giobbe, cioè Dio Giobbe aiuta Dio a non essere banale. C'è troppo ateismo banale nel mondo, cioè come dice il mio amico teologo, quando incontro un ateo gli dico: di quale Dio sei ateo? Perché ci sono troppi atei che sono atei di un Dio banale. Se io rendo Dio più interessante, rendo, come dire, faccio un servizio anche agli atei, che devono sforzarsi di più per essere atei. A volte noi abbiamo prodotto un Dio talmente banale che l'ateismo diventa anche banale. Quindi Giobbe ti costringe a fare i conti con un Dio più complicato, che è il Dio cioè, troppo semplice. Però per chiudere vorrei una battuta. Il problema di questa procedura della retribuzione, della teologia economica, in realtà è legata un po' all'idea di alleanza, perché l'alleanza ha una struttura di reciprocità, viene presa anche nei trattati commerciali, almeno come prima, è vero che Dio fa il primo atto, però questa idea che ci sia un rapporto sinallagmatico fra Dio e gli uomini è un po' complicato, non lo chiedo come all'esperto. Ha ragione Luigino, l'alleanza
fatta con Mosè è un patto bilaterale, è la berit, con cui un re faceva con un altro re. Sì. Man mano che le alleanze, la teologia viene avanti, l'alleanza diventa solo unilaterale. E Gesù fa un'alleanza unilaterale con noi. Non ha chiesto, pensate solo anche il comandamento, come io vi ho amato, amate me. No! Questo lo dicono quelli che hanno il meccanismo della religione. Come io vi ho amato, amatevi voi tra di voi. Cioè non c'è il contratto io ti amo, dunque tu. Lui dà il suo corpo e il suo sangue, non chiede che noi gli diamo il resto. E tutta la giustificazione sulla quale oggi la Chiesa cattolica ha saputo veramente diventare di nuovo convergente con la Riforma, la giustificazione dice che Dio giustifica unilateralmente. Lui rende giusto. Lutero era timido. Diceva che Dio dichiara giusto il peccatore. Lutero capiva poco, perché in Paolo non è Dio dichiara giusto il peccatore, Dio fa giusto, rende giusto il peccatore. Ma questo è un atto unilaterale, gratuito, dovuto alla grazia sua, sempre prevediente, mai in una logica di contratto bilaterale. Quindi, se l'alleanza era bilaterale, col Nuovo Testamento, già in Ezechiele, quando farai Ezechiele, vedrai che Dio dice, ah, farò un'alleanza con loro, ma non guarderò più i loro peccati, perché è inutile. È un'alleanza unilaterale. Io li perdonerò e basta. Intanto so che loro non sono capaci di essere fedeli. Vedete, anche noi, pensate all'idolatria dell'amore che noi cristiani abbiamo. L'amore, per essere vero, deve essere eterno, indissolubile. Io trovo questo un'idolatria, che l'amore vero tenda ad essere indissolubile, abbia questo... Però tanti amori che non sono indissolubili e non sono eterni, sono pezzi di amore che Dio guarda, ama e che fanno parte di noi e che non dobbiamo assolutamente dire non valgono nulla. Altrimenti siamo in una idolatria di un concetto di amore che non è quello di Dio. Una delle cose che mi piace della Bibbia, che questa alleanza, Luigino, quante volte è stata rotta tra Dio e l'uomo? La rotta Dio è la rotta! E noi non rompiamo nelle nostre storie d'amore. Oso dire, se Dio ha divorziato e se il popolo divorziava, anche noi, quando questo succede, ve lo dice uno che non ha problematica di matrimonio, state tranquilli, dobbiamo sempre mai vedere solo nero, ma vedere anche quel bianco, quelle pepite d'oro che ci sono quando l'amore si infrange, muore, non appare indissolubile. Questa è la bellezza dell'amore di Dio. Questo è molto bello. Io posso dire ancora una cosa, giusto per... Queste cose che dici tu ora, a me mi suonavano in modo molto forte, perché io avevo un'idea, ad esempio, senza accorgermi che qua avevo respirato dal mondo cattolico, che è quella della teologia delle espiazioni. Perché l'accademismo ci insegnavano che Gesù è morto per pagare al Padre un prezzo infinito che solo un figlio poteva pagare per i nostri peccati. Quindi era tutta teologia totalmente economica. Cioè che abbiamo applicato fino al Concilio, forse anche dopo, la stessa idea che Giobbe criticava al rapporto fra Cristo al tema della salvezza. E che ancora un pochettino c'è in certe visioni della Chiesa, che Gesù ha pagato, ci ha riscattato, quindi questa visione di gratuità, cioè che non è, secondo me, cultura del popolo cristiano, a me non mi sembra. È molto difficile ancora, per ora la teologia dell'espiazione resta in molti, abbiamo una cultura cattolica ancora, io penso alla cultura del dolore, permettetemi di dire, perché ne ho fatto l'esperienza, ma in ospedale, in situazioni in cui dovevano farne assolutamente
degli antidolorifici, altrimenti come è successo un lato svenivo, perché mi hanno fatto un'operazione senza farmi gli antidolorifici prima, rendetevi conto. Quando ho chiesto conto a questo ospedale cattolico come mai, la suora con molta verità mi ha detto: ma noi non abbiamo ancora una cultura del dolore. Questo succede ancora, e vedete anche la resistenza alle cure palliative, per fare un'attualizzazione, in molte sacche cattoliche, è proprio perché si teme, ma il dolore disumanizza. Pio XII nel 51 diceva già che quando c'è il dolore, tutti gli antidolorifici, anche le cure palliative, anche se qualora accorciano la vita, se la vita ormai è una vita giudicata dai medici che non ha futuro, bisogna alleviare il dolore. Pio XII nel 51. Quanto questo è entrato nel quotidiano, e questa teologia della soddisfazione è terribile.